Che cos'è l'umorismo? Se volessimo rispondere a questa domanda, potremmo riempire parecchie e parecchie pagine, arrivando alla fine a non ripetere altro che la domanda. Ma insomma, che cos'è l'umorismo? Comunque, prima di provare a rispondere, occorrerà che vi spieghi quale sia la mia professione. Sono uno scrittore, uno che cerca di creare delle opere d'arte attraverso la scrittura. Da cosa nasce un'opera d'arte? Nasce dal movimento della vita interiore, in cui nascono idee ed immagini in una forma armoniosa. Così, quando noi proviamo ad immaginare la concezione di un'opera umoristica, la riflessione, l'analizza e divertendosene, ne scompone l'immagine e a poco nasce quello che io chiamo il sentimento del contrario. Ecco laggiù, adagiato vicino al caminetto, un proprietario terriero, alla fine della sua giornata. È tutta roba mia! Mi metto a ridere. Che cos'è che lo turba? Che cos'è che lo agita? Dimenticavo. È un personaggio di una mia novella e io, essendone il narratore, so tutto di lui. Compare Pe! Che c'è? È arrivata la giara! E andiamo, perché non viene? C'è ancora 2 ore di sole, signor avvocato! Oh, lascia stare l'avvocato che è qua per me, non per te! La giara nuova! Spaccata! Spacco netto! Dio ne liberi e scampi. Eh già, l'abbiamo rotta la giara, strusciandola così con la sottana. Attenti, attenti, arriva Donna là! Eccolo qua! Signore, aiutaci! Piano, questa giara, porco! Sei stato tu? Chi è stato? O tu! Allora, io? Lei è pazzo, mi lasci! Fermo, fermo! Chiami Zidima, Zidima Licasi. Ha un mastice miracoloso che non ci può neanche il martello quando ha fatto presa. Ecco Zidima. E non usate neanche salutare quando arrivate davanti a qualcuno. È vero che lei ebbe in sogno la ricetta del suo mastice? In sogno, sì. E chi gli apparve in sogno? Mio padre. Guarda! Mi sembra un mastice come un altro?